Cari amici, che bello vedere il paese dall'alto del campanile. Volevo condividere con voi queste immagini e fare una piccola considerazione sulla settimana più bella e importante, la settimana santa che si apre davanti a noi in questo tempo particolare. Lo sguardo sulle case, sulle nostre case, ti fa venire un po' di nostalgia, la nostalgia della libertà che sembra non abbiamo, ma tutto quello che stiamo vivendo è per la nostra libertà, è per il nostro bene, per custodire la cosa più importante che abbiamo, che non è prima di tutto la libertà, ma la vita, salvare la nostra vita. C'è qualcuno che sta perdendo la sua vita per salvare la nostra vita. Siamo un po' stufi di starci in queste case, stufi di non poter andare a fare due passi, stufi di non sentire le voci dei ragazzi a scuola, andare a lavorare normalmente, uscire, andare a fare due parole in piazza liberamente, senza stare a distanza, andare a sentire le urla della piazza, butta giù quel fante da picche, non il re di cuori, te l'ho fatto segno. Abbiamo stufato anche i nostri cani, non vogliono più uscire a far due passi. Anche noi non troviamo più la scusa di andare due o tre volte a fare la spesa perché ci siamo dimenticati qualcosa. Che silenzio. Si sentono solo gli animali cantare, abbaiare. Che pace però. Sotto questi tetti però c'è vita. È come sotto un grande pavimento dove non c'è solo terra. C'è vita. Sono Sapete, ho letto che nel 1968, nella terra di Gesù, hanno fatto una scoperta interessante. In Israele, in Palestina, a Cafarnao, la terra, la città dove San Pietro è nato, vissuto, ha incontrato il Signore. Gesù. Ecco, sotto la chiesa dedicata a San Pietro a Cafarnao, chiesa che risale al V secolo, nel 1968 hanno trovato la casa di San Pietro, quella che secondo gli archeologi e gli studiosi è la casa di San Pietro, non ci sono dubbi su questo. È una casa come tutte le altre, una casa povera, semplice, però ha una particolarità. Ha affreschi, graffiti, preghiere, invocazioni scritte in greco, in siriaco, in latino. I fedeli, fin dal primo secolo, hanno scritto le loro preghiere nella casa di San Pietro. Noi quest'anno non potremo venire in chiesa liberamente alle celebrazioni per dire le nostre preghiere al Signore e soprattutto sentire le sue parole d'amore per noi, il racconto della sua storia d'amore per l'umanità, la passione di Gesù, la sua morte, la sua risurrezione. Le nostre chiese in questa settimana saranno le nostre case. Dio ha permesso questo perché forse riscopriamo il nostro essere chiesa nelle case. Deleghiamo forse troppo la preghiera alla chiesa, a questa basilica, a queste nostre chiese di mattoni e non pensiamo che la chiesa è fatta da persone. E la famiglia è la prima chiesa. Allora, buona settimana. Buona
santa, settimana di vita, settimana di salvezza, settimana in cui apprezziamo la vita, settimana in cui scriveremo parole d'amore come nella casa di San Pietro, alle pareti delle nostre case, dentro le nostre case, saranno le nostre chiese, luoghi di vita, luoghi in cui Dio parla ancora con il suo amore, la sua croce, la sua risurrezione, la sua vita. Buona Pasqua a tutti.